Ciao! Benvenuti nel room tour alle Maldive. Buongiorno! Respirare qua è veramente difficile. Allora, bellissimo! Dall'entrata c'è questa fantastica altalena. Mi hanno appena spiegato che questa stanza è stata creata con un sacco di particolarità tipiche fatte a mano, prese diciamo dalle case maldiviane, tra cui questa. Il signore gentilissimo che mi ha spiegato mi ha detto che loro nelle classiche case della mamma hanno sempre queste altalene. Questo è il patio. Questa frutta che io questa non ho idea di che cosa possa essere, però è un frutto fighissimo, mi sembra una roba tipo Pokémon, ma frutto del diavolo di One Piece. Questa è la frutta che tra poco mi mangerò e quello è lo champagne che tra poco berrò dopo avervi mostrato la stanza. Vi anticipo, non mi sono trasferita qua. Ho solo portato troppi vestiti. Ma questi sono tutti i vestiti che utilizzerò durante questo soggiorno alle Maldive. Come potete vedere, la mia ansia e organizzazione, e chiamatela come volete, e HD e B, non mi ricordo come sono tutti i miei integratori divisi giorno per giorno. Questo è il basic per sopravvivere se hai 33 anni. Allora, aspirina, questa serve per evitare l'hangover, cioè la sera prima di andare a dormire, dopo aver bevuto, prendetevi una di questa. Tachiflidec, cortisone e questo antistaminico, credo, non lo so, vedrò. Poi ho Brufen, Lactigest, perché la mia pancia si gonfia così se bevo, mangio latticini. Termometro fondamentale, OcchiTask, sempre. Tachipirina, ben active gola, poi il mio antibiotico per il mio problema al sangue. Questo serve per le afte e cerotti. Questo è il kit di sopravvivenza se hai 33 anni e hai un sacco di problemi. Qui ci possiamo soffermare per qualche secondo. Questo è un progetto al quale lavoro da un anno e ve ne parlerò a breve, non vedo l'ora. Buono questo. Allora, vi faccio vedere qualche vestito che ho portato. Questo è fighissimo. Però c'è un piccolo problemino. Ho dimenticato a casa i reggiseni e i copricapelli. Quindi in realtà non lo so, mi metterò dei cerotti, non ho idea. Non vedo l'ora di indossarli, soprattutto questo. Senza reggiseni e senza copricapelli sarà veramente divertente. Non è che ho portato un costume bianco che dice vabbè, ma guarda, ti metti sotto un costume bianco. No, no. Vabbè, vediamo se nella boutique poi c'è. Io in questo tipo di vacanze dove la borsa non praticamente non la uso, porto questa bustina. Non mi interessa neanche se si abbina i vestiti o comunque è una di quelle cose che dici alla fine si abbina in realtà a tutti i vestiti. Ne porto una e basta. Questi sono tutti i miei costumi, non vedo l'ora di utilizzare questo perché ho delle brutte sensazioni. Non ho delle grandi esperienze per quanto riguarda un uncinetto. Sono stupendi, ma durano poco, appena ti butti in acqua evaporano. Questo invece è l'angolino dove mi toccherò. Oh, che carini, sono tipo quelli dei profumi, è bellissimo. Proseguiamo nella zona notte. Noi troviamo un fantastico divanetto, due fantastiche seggioline e una decorazione molto molto graziosa sul letto, così the welcome. Incredibile. Cioè, questi disegni sono quelli tipici delle case maldiviane.
Io voglio questa TV. Più grande anche se esiste. Però la voglio. Prima di uscire fuori, andiamo nel bagno. Non so se siete pronti. Quindi, siete pronti? Fammi. Wow. Esterna, che è tipo la cosa più figa che esiste in questi posti. Io amo fare la doccia esterna di sera, è stupenda. Posso dire wow? Proseguiamo. Lavandini. Doccia interna. Poi qui ci sono tutte le mie cosine del bagno, non soffermiamoci. E siamo quasi pronti ad uscire. Però lo facciamo tra pochino. La vasca l'abbiamo vista, questa meravigliosa stanza l'abbiamo vista, siamo pronti per uscire. È luglio, quindi è metà della giornata, pioverà, ma questa cosa non mi fermerà assolutamente. Are you ready? Let's go outside. Arrivati all'esterno. Allora, essendo che io sono una blogger totalmente inesperta, questo è il mio primo vlog. Che cosa ho dimenticato di veramente fondamentale? Il microfono, quindi non so se mi sentirete. Farò del mio meglio, urlerò un po'. Poi il mio santo editor Gabriele cercherà di sistemare un po' l'audio il più possibile. Allora, qui c'è la piscina. Qui c'è la jacuzzi. Qui c'è un divanetto, qui ci sono due sdraio e qui c'è un fantastico posticino dove passerò le mie serate. Questo è l'esterno. Mi sembra onestamente di stare in paradiso, è veramente un posto fantastico. L'unico consiglio che posso darvi è di portarvi veramente l'autan a chili, perché ci sono le zanzare. Essendo luglio non è assolutamente la migliore delle stagioni, infatti per metà delle giornate pioverà, ma io adoro i posti tropicali con la pioggia sinceramente. Però il fatto che pioverà così tanto ovviamente farà sì che ci saranno ancora più zanzare. Andiamo verso il mare. Abbiamo l'accesso diretto al mare. È un paradiso. Allora, il room tour è finito. Spero di vedere un po' di tramonti. È il mio primo vlog, abbiate pazienza. Portate pazienza. I love you so much. Ciao ciao.